ha preso il via questa mattina il presidio dei dipendenti dei punti vendita di Coop Estense in Puglia. Nel giorno in cui si tiene a Roma un incontro tra aziende e sindacati presso il Ministero del Lavoro che deciderà il futuro dei lavoratori, 147 in tutta l'area sud, Puglia e Basilicata, è in corso lo sciopero ad Andria, ma anche a Barletta, Gioia del Colle, Bari, Santa Caterina, Bari e Apigia e Viale Pasteur, Molfetta, Foggia, Brindisi, Taranto e Lecce. Le percentuali di adesione vanno dal 50% della struttura di Andria al 90% di quella di Gioia del Colle. Una manifestazione alla quale partecipano tutti i sindacati confederali e autonomi. L'agitazione dei dipendenti è dovuta al rischio occupazionale per via della decisione dell'azienda Coop Estense di esternalizzare alcuni servizi, quali ad esempio il settore allestimento. A rischio 147 posti di lavoro oggi, ma ha annunciato già l'esternalizzazione delle pescherie, per cui diventeranno 230. E abbiamo paura che questa sia un'escalation che in futuro porterà ad esternalizzare anche altri pezzi dell'attività in Coop. Che cosa vi aspettate? Ci aspettiamo una proroga dei tempi per non chiudere oggi la procedura di mobilità e quindi che le parti si diano atto che è una vertenza difficile ma che va risolta con un accordo che salvaguardi l'occupazione. Ecco, quale potrebbe essere questo accordo? L'accordo potrebbe essere che la Coop comprenda bene che i lavoratori sono assolutamente contrari, anche dai dati che riscontriamo in tutti gli altri iper della Puglia, all'esternalizzazione, quindi a dare lavoro a cooperative esterne che sicuramente produrranno un costo del lavoro molto più basso, quindi difatti producendo lavoro nero, lavoro diciamo non in linea con quelli che sono i contratti nazionali, e che quindi questo lavoro rimanga all'interno con l'assoluta volontà certificata che i lavoratori della Coop sono disponibili a tagliarsi una parte del salario pur di lasciare questo lavoro all'interno. Ad Andria, davanti all'Ipercoop, è arrivata anche la neoeletta consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Grazia Di Bari. Da consigliere regionale della Regione Puglia mi dà molto fastidio, per usare un eufemismo, quello che sta accadendo qui da noi in Puglia e in Basilicata. Mentre la stessa cosa non sta succedendo nelle altre regioni. Non capisco questo comportamento da parte della Coop. Siamo soltanto un bancomat, lo stanno dimostrando ancora un'altra volta, tagliando posti di lavoro importantissimi. A questo punto io lancerei una sfida al nostro presidente della Regione Puglia, Emiliano, visto che ci sta offrendo in continuazione poltrone e assessorati. Io rinuncerei a qualsiasi poltrona, a qualsiasi assessorato pur di salvare i posti di lavoro di questi ragazzi.